Io partirei da Gianluca Buzzi. Ecco qui. Perfetto. Scusa. Laurea in ingegneria di telecomunicazioni, esperienza in diversi paesi, e questo qua può essere la flessibilità, Russia, Est e via dicendo, per poi andare a ricoprire il ruolo di direzione generale di Nextedia One. Complimenti. Premia il direttamente il dottor Bossi, all'ora di iniziare. Prego, qui. Io direi sì, se vuole anche, cioè non potrei, cioè, secondo me può anche rimanere, cioè. Sì. Isabella Panizza, che è qua. Sì. Qui la flessibilità nasce dal mondo digitale, poi porta l'esperienza in un mondo più tradizionale, arrivando alla responsabilità di tutta la parte digital per conto di Inel. Sì. Ecco. Grazie. Ci tenevo a ringraziare, diciamo che Isabella è una collega anche dell'Enel, quindi diciamo, al di là che io non sapevo nulla, perché ho scoperto questa cosa qui solamente quando ho aperto stamattina la lista dei premiati, per cui dico, ho visto, tra l'altro lei c'è un trascorso, anche il padre è stato segretario della Federazione Romana prima parecchi anni fa, c'è anche la madre presente qui, la signora Panizza, che io ho conosciuto questa mattina, e lo ringrazio perché la Federazione Romana deve moltissimo al dottor Panizza, che l'ha creata e l'ha portata avanti per tanti anni. Comunque questa cosa qui, diciamo, questo premio, come ha detto il dottore, io non ho visto niente, non ho seguito niente, quindi non ho, è stato un merito tutto suo, del suo curriculum. Grazie. Grazie, ci tengo a ringraziare e a dire due parole, perché per me, appunto, per tutti questi motivi, questo premio ha un'importanza particolare, è sicuramente un riconoscimento del lavoro svolto mio e del mio team in Enel in questo anno di grande trasformazione, in cui ho avuto la possibilità, con le mie capacità manageriali, anche di contribuire, e ne sono molto orgogliosa. E poi perché in qualità di donna e mamma e manager, credo che questo riconoscimento valga tanto, perché vuol dire che ce la si può fare anche senza tralasciare la famiglia, e quindi riuscire a questo balance tra vita lavorativa e famiglia, che insomma è abbastanza faticoso. Ho a casa tre bimbi, e che mi piace citare perché si è parlato tanto di valori importanti e che ogni giorno mi ricordano quali sono i valori per cui credere. Li ho chiamati Franco, Costanza e Vittoria, perché con la franchezza e la costanza si arriva alla vittoria, e questa per me è una piccola vittoria anche oggi. E l'ultima cosa a cui tengo, ovviamente, lo dedico chiaramente a mio padre, che per 42 anni ha servito l'associazione fino al 97, e che quindi questa associazione per me è chiaramente una famiglia, una casa, e chiude un po' un cerchio, quindi, questo premio, e lo dedico chiaramente a lui, perché sarebbe stata la persona più felice in questo momento, e a mia mamma. Sempre in termini di flessibilità, la mamma manager, un altro elemento della nuova generazione. Claudio La Torre, eccolo qua. Prego, prego. Nasce dal mondo finanziario, parte dal mondo finanziario per poi imboccare in quello che è il mondo delle telecomunicazioni, no? Esperienza anche qua internazionale in più paesi, e adesso ha un ruolo di responsabilità in tutta la parte commerciale all'interno di Ericsson. Complimenti. Siamo a premiare il professor De Santis, consigliere presidente di Argano. Grazie, professore. No, sì. Si può premiare il nostro...
Mi sembra che questa meravigliosa terna di giovani, una mi sembra che sia andata già al posto, quanto stavo poc'anzi affermando, il mondo è in mano a loro. Noi siamo pronti a seguirvi per indicarvi la via, ripeto, con gesti di cemento armato, sta a significare che ci assumiamo la responsabilità, ma le idee brillanti devono essere le vostre, la vostra, l'argento vivo che voi avete, vi deve, giustamente lei ha detto, la franchezza, la costanza porta alla vittoria, effettivamente la determinazione, la voglia di fare costantemente e mai farsi abbattere anche dalle piccole sconfitte, di alzare subito la testa e andare avanti. Oggi purtroppo, ripeto, in questa società detta liquida, molti giovani si abbandonano, molti giovani lasciano così in maniera quasi amorfa, non reagiscono. Molti dicono che la società è colpevole perché non ci sono posti di lavoro. Io non credo, sì, è vero. Ma non ci possono essere tutti i dirigenti, non ci possono essere tutti i capufficio, non ci possono essere tutti i ministri. C'è anche l'umiltà di accettare un posto umile e fare carriera. Con la franchezza, la trasparenza, la determinazione si arriva alla vittoria. Questo è fondamentale. Nessuno di noi parte dai vertici, si parte dalla gavetta, la famosa gavetta. Molti di voi non sanno che cos'è la gavetta. Noi diversamente giovani ci abbiamo mangiato dentro e lavarla era tosta, eh? Questo è fondamentale. E voi giovani non perdetelo mai di vista. Riacquisite questo nervo, questa voglia di fare, questa capacità, perché dentro in nuce avete le energie per fare. Andiamo avanti. Alessandra Pasqua. Per introdurla parto dall'hobby, io direi. Ha come hobby la pittura, no? E la scultura, ma a livello professionale quasi. Comunque complimenti, è bellissimo. Però a prescindere da questo, che sicuramente anche l'hobby sono importanti, per l'amor di Dio. Non erano i parametri, però anche questo è importante. Laurea in ingegneria? Dopo una pittrice scultrice si occupa di tutta la parte di design, interior design, e adesso è responsabile di tutta la parte interior design per Messer Radiation Group. Complimenti. Mecchiere. Siamo a premiare il dottor Marco Olivieri di AIS, tutto il team che ha lavorato a questo progetto. Marco Olivieri, eccolo qua. E dobbiamo rotarla. Congratulazioni. Grazie mille. Sono molto onorata di questo premio, grazie. Un attimo di averla conosciuta. Claudio Gobbi. Claudio mi colgono impreparato, non riesco a dire lobby, sono impreparato. Si deve accontentare di un'introduzione classica, complimento. Laurea in ingegneria meccanica, entra nel mondo dell'oil and gas, esperienza anche qua internazionale, e adesso si sta occupando degli progetti speciali per la rete distributiva col brand Esso Italia. Ok, complimentoni. Siamo a premiare anche Elena Ciccarelli a nome di tutto il coordinamento giovani, assieme al nostro, per esempio, presidente Gargano.
Elena Annunziato. Eccola qua. Elena parte da una laurea in letterature straniere. Anche lei fa esperienza internazionale. Mi sottolineo perché è aperto al mondo. Esatto. Dunque ha sfruttato la laurea per andare di lettura e di interpretazione. Anche lei intraprende un'esperienza all'estero, a Londra, in altri mercati, e adesso è responsabile di tutta la parte all'interno del procurement, di tutta la parte di line materials and equipment a livello globale di Enel. Complimentoni. Anche Enel, anche qui un'altra premiazione di una collega Enel. Tanto io con Enel ci siamo incontrati quando io sono stato assunto, l'ho vista seguire, peccato ci siamo occupati sempre del contatore elettronico e innovazione, quindi abbiamo vissuto parecchi anni e continuiamo a vivere, perché io mi occupo del contatore elettronico a livello con l'associazione Bidders & More a Bruxelles. Tu ti occupi della gestione anche dei materiali del contatore elettronico, che ormai, come avete capito, è uno dei più grossi progetti che si sta sviluppando in Italia, se non il più grosso in termini anche di business e di coinvolgimento di investimenti. Per cui diciamo, io ti ringrazio, perché ho visto cosa state facendo, so il tuo lavoro e cosa comporta in giro per il mondo, perché quindi insomma, una volta ci vediamo più spesso a parcheggiare, però adesso non ci vediamo più, quindi. Ok, complimenti. Grazie.